Gianni Colascione per Liberi.tv, siamo qui davanti al Ministero della Salute e siamo in compagnia della signora Marina Kodros a un presidio contro la sperimentazione animale, come possiamo leggere su questo cartello. E ecco, adesso chiediamo giusto a Marina, che è una delle organizzatrici, di che si tratta, chi è coinvolto e specificatamente per che cosa vi battete. Sì, noi siamo qui oggi per chiedere al Ministero della Salute il ritiro delle autorizzazioni in deroga alla RTC e alla Glaxo Up2It e in appoggio al presidio che in questo momento c'è a Verona davanti alla Glaxo Up2It, dove sono detenuti segregati 32 cani Beagle che sono arrivati dal Belgio e sono sottoposti probabilmente già in questi giorni a una sperimentazione in deroga senza anestesia. Queste autorizzazioni per le sperimentazioni in deroga le deve dare il Ministero della Salute. Noi oggi siamo qui per chiedere il ritiro di queste autorizzazioni, siamo qui perché vogliamo i metodi che vengano utilizzati, i metodi sostitutivi, siamo qui perché vogliamo l'accelerazione della ricerca dei metodi e la validazione dei metodi sostitutivi da parte dell'ECVAM, che è l'istituto europeo preposto alla ricerca, alla validazione dei metodi alternativi. Ci siamo riuniti oggi, noi attivisti soprattutto romani, che fanno parte di molte associazioni e anche molti indipendenti, proprio perché siamo tutti indignati di quello che sta succedendo dopo la chiusura di Green Hill, in cui 2700 cani sono stati salvati da un allevamento che produce proprio cavie per la vivisezione. Stanno arrivando cani dall'estero. Arriveranno e continueranno probabilmente ad arrivare, visto che Green Hill è chiuso. Noi riteniamo che la sperimentazione animale sia un metodo ormai sicuramente obsoleto che vada superato e quindi vogliamo finanziamenti per la ricerca di metodi sostitutivi, accelerazione della validazione dei metodi sostitutivi e attualmente l'immediato ritiro delle autorizzazioni alla Glaxo Up2It e alla RTC. Siamo stati ricevuti dal dottor Canale del Ministero della Salute, che è stato delegato per riceverci, il quale ci ha detto che attraverso delle associazioni, quindi speriamo di coinvolgere delle associazioni abbastanza importanti, possiamo chiedere l'accesso agli atti che hanno portato a dare queste autorizzazioni in deroga e chiedere nel frattempo, siccome ci vorranno 30 giorni per avere questo accesso agli atti, chiedere nel frattempo una sospensione preventiva di questi esperimenti. Credo che questo sia un fatto molto importante, perché perlomeno ci stanno offrendo una possibilità di arrivare a questi atti, di vedere se veramente queste autorizzazioni in deroga sono state date per un interesse veramente primario della ricerca, o se magari invece questi esperimenti potevano essere fatti con altri metodi. Quindi chiaramente ci vorrà poi un pool di avvocati e di biologi o scienziati eccetera, che possano valutare se questi metodi devono essere usati o meno. Comunque, al di là di tutto, noi chiediamo che la ricerca di metodi sostitutivi diventi un must per il Ministero della Salute. Senti Marina, in questo presidio, quindi per questa battaglia, ci sono state delle associazioni, sai farci qualche nome di qualche sigla, qualche nome, a parte credo non partiti politici interessati, ma insomma qualche associazione? Guarda, non voglio fare nessun nome di nessuna associazione, proprio perché siamo tanti, siamo uniti in questa lotta, vogliamo portarla avanti tutti insieme, anche se abbiamo delle diversità di vedute eccetera, però riteniamo che questo sia un momento importante per il movimento, di essere uniti per chiedere tutti quanti la stessa cosa. Abbiamo uno spiraglio aperto, cerchiamo di farlo diventare un portone.
Grazie Marina, diamo appuntamento su Liberi.tv dove potrà vedere questa intervista e anche una rubrica che abbiamo appunto che è tenuta da Giovanna Devetag proprio sull'animalismo, l'antispecismo che si chiama Spazio Live. Grazie ancora. Sì, grazie a te, grazie a voi.